Ci siamo, tutto è pronto. A ribenvenuti per il secondo episodio di PS Mania. Come vedete già scorre qualcosa, ma adesso ci arriviamo molto piano. Io sono Mompezuma e si comincia col secondo episodio. E cosa guardiamo oggi della PlayStation 1? E adesso con calma scorriamo. Io, come al solito, prima uno show and tell, ovvero mostra e racconta. Qua sulla copertina abbiamo Tekken 3, provata la versione da casa, ma non è questo che ci interessa oggi, ma mi interessa quello che è scritto quassù. Cosa c'è? Einhander, lo sparatutto definitivo. E proprio mentre dico questo parte una demo che voi non sentite perché ho disattivato l'audio desktop per ora. Che cos'è Einhander? Adesso ve lo leggo subito. Einhander, vabbè, una roba finta. Andiamo a capire. Io però lo sento, l'audio mi dà fastidio, lo abbasso, ecco. Voi non lo sentite perché ho disattivato l'audio desktop, se tutto è giusto. Scusatemi, sono questo format è un po' così, ma migliorerà col tempo. Ecco qua, nel sommario, no? Vediamo già la nostra navicella preferita. Adesso vi leggo cosa dice. Se parte il video iniziale io skippo perché come al solito ve lo faccio vedere dopo. Perfetto, skippo. Questa è la schermata principale, bellissima. Allora, Einhander, anzi Einhander perché è un nome tedesco che significa con una mano sola. Sai, per esempio, no? Zweihänder è lo spadone a due mani, Einhander sarà una mano sola, no? Ennesimo capolavoro nipponico made in Squaresoft, così già carichissimo parte. La crisi dello sparatutto sembra ormai acqua passata dopo Raystorm di Taito e X2 di Team 17. Einhander è uno shoot'em up che li batte entrambi, stabilendo il termine di paragone per le produzioni future. A parte Raystorm, non so a quale si riferisce, io ce l'avevo per PlayStation 1. Oh, bella Mario, bella robè. E che volevo dire? X2 qual è? Forse ce l'avevo da qualche parte. Quindi diciamo, perché la crisi degli sparatutto? Perché da quando c'è stata la PlayStation 1, sì, c'erano degli sparatutto, ma si cominciava un po' a perdere, a cambiare genere. Cioè l'arcade c'era, ma cominciavano a esserci questi titoli un po' più lunghi, no? Avventure dove potevi salvare con la memory card, eccetera. Non più giochi spicci. Infatti in questo format io farei solo giochi spicci della Play 1, però sto anche pensando di fare giochi più lunghi, ma che però occuperanno tutta la season. Allora, quindi dicevamo, a stabilire nuovi termini di paragone per le produzioni future, eccetera. Einhander è un prodotto di serie A, ricco di segreti, sorprese e meraviglie. Ignorarlo costituisce reato ed estromette dalla carica di videogiocatore. È una miseria, roba grossa. Intanto skippo qui. Questo è il commento. Cosa aspettate a leggere il resto della recensione? Quindi dici già qui gasatissimi. Questa redazione è gasatissima già da sto Einhander. E fa bene. Tra l'altro ci sono i codici di Fighting Force qua dietro, tutto strappato, se li volete. Allora, a pagina 60 andiamo a capire. Intanto leggete lì la trama se volete. Allora, andiamo a pagina 60. E che qua c'è un sacco di roba da dire. Qua c'è tipo consigli per gli acquisti e Einhander, non l'avevo visto. Sparatutto scorrimento caratterizzato da accorgimenti grafici e ludici a dir poco sensazionali. Sviluppato da Squaresoft, Einhander è disponibile esclusivamente in formato NTSC. Infatti noi lo stiamo giocando in NTSC, poi spiego il perché. Recensito su questo stesso numero. Allora andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Tombi, bellissimo, Retomba, PlayStation Club Festival 97, vabbè, ma non ci interessa. Pagina, qua c'è anche uno spoilerone di un altro gioco che giocheremo. Cioè, c'è tutto su questo numero. Dov'è la pagina 60? Pagina 60. No, Forsaken, bello, ce l'avevo. Oh, eccolo qui, Einhander. Tra l'altro, bellissimo artwork, vi faccio vedere. Sì, col cavolo c'è sta luce. Con questo boss bellissimo che affronta. A mecha design
over the top, neanche a dirlo. Adesso vi non ce la leggiamo tutta come al solito, ma vi leggo alcune cosette. Ci sono le tre navicelle selezionabili, poi io ve le spiego meglio con calma. E c'ho sto microfono che a volte non fa, devo star vicino. No, no, via, presentazione, la guardiamo dopo. I boss finali sono il pianoforte di Highlander, davvero massicci. Abbattendo tutte le insegne al Neon nel primo livello si acquista un bonus. Qua sono tutte insegne cinesi, cinesi e non. Vabbè, non si vede una mazza, meglio che ve lo faccio vedere poi in game. Poi qua dice il Riot. Io, di solito io vi leggo solo alcune didascalie divertenti. Riot è una delle armi più potenti, ma chiede di essere caricata alla maniera di R-Type. Quindi si cita anche R-Type. Dove caspita è? Non lo vedo. Sì, vedi, fa un'elettricità questo boss scorpione che vedremo molto a breve. Va, vado sto format, mi fa impazzire perché non ci sto capendo niente a questa rivista. Comunque il gioco non dovrebbe essere abbastanza lunghissimo. Qua, vabbè, alcuni filmati in full motion video ne arricchiscono le fasi finali di gioco. Sì, perché la trama in verità è abbastanza complessa. Cioè, non è complessa, però ci sono due cose da capire. Adesso poi ve la spiego. Man mano che. Tanto c'è il tutorial. E sì, qua fa vedere. Ha preso 95. Che vi dico, a me i numeri non fregano niente perché, come per il solito motivo, che ripeto, ovvero che ci sono dei giochi che magari non sono tecnicamente eccellenti, ma per il resto, tra soundtrack, personaggi, storia, così sono super belli. Gli danno 5 perché non sono quelli tripla A. Questo a me fa imbestialire. Però, quindi a favore, grafica eccellente, caricamenti lampo, vabbè, un'esperienza imperdibile, vabbè, contaro, provoca assuefazione, quindi non è neanche un contro, gli è piaciuto proprio tantissimo sto sparatutto. Tra l'altro, loro ce l'hanno. L'altro contro cos'è? Longevità minata dall'opzione free. Ecco, è qui che vi volevo. La versione giapponese ha questa opzione free, che è quella che giocheremo noi oggi, che ci permette di avere crediti infiniti, perché oggi non abbiamo voglia di impegnarci, come sempre, solo per mostrarvi il gioco. Che è quella che io giocavo da piccolo, l'opzione free, se no hai cre alcuni crediti e appare un HUD in più con il punteggio e la combo, ma noi giocando la versione free non ce l'avremo. E che dire, gli FMV non li guardiamo. Vi faccio vedere anche la seconda impaginazione per farvi capire, no? Come erano le review di un tempo. Vedi, sopra c'era questo FMV, e vedi sto artwork di Einander, bellissimo. E questo FMV della rampa di lancio, ma non si capisce nulla, lo vedremo insieme. C'è altro da dire? Possiamo cominciare? Sì, dai, cominciamo. Perfetto. Rivista a posto. Qua sistemo un attimino il programmino, rimetto l'audio. Ok, speriamo non sia troppo There alto. was a time in the E guardiamo era subito la of great chaos presentazione. when the earth and the moon were at war with each other. A daredevil from the moon piloted a bizarre aircraft. It was feared, and because of its shape, called Einander. Quindi c'era un Daredevil, io l'ho capito solo adesso cosa diceva, da piccolo non sapevo bene l'inglese ascoltato.
Però ho giocato sì, perché io giocavo a tutti i giochi in inglese praticamente. Ho imparato grazie a Final Fantasy VII, ho preso 9 in inglese quella volta, che bello. E anche Ocarina of Time. Va bene, qua abbiamo configuration, bisogna premere tondo perché la versione Japan. Mettiamo Furimodo Exit, perfetto. E iniziamo, ci sono tre navicelle da scegliere, Einander perché ha questo braccio chiamato Manipulator, non so se avete visto mentre raccontavo nella demo, che può raccogliere le armi, è il gimmick di questo videogame, lui, l'astronave può raccogliere le armi. L'Endymion MK2 Mark II, vabbè ve la dico io cosa fa, può tenere fino a tre armi e switcharle con R1 L1. Però usarne solo uno per volta e ha la mitragliatrice standard. Se premo su, abbiamo l'Astrea FGA Mark I, che è quella più potente perché può tenere la mitragliatrice sempre a un colpo singolo, come la precedente, come quella standard, ma può tenere solo può tenere due armi. Esatto, adesso ci arriviamo. Può tenere solo due armi, una sopra che sostituirà la mitragliatrice e una sotto col manipolator. E con tondo, anziché spostare l'arma da su a giù, si switchano. Invece noi useremo quella da principianti che ha una mitragliatrice doppia, quindi abbiamo lo spazio doppio, lo sparo standard doppio, scusate. Ma può tenere un'arma per volta e non le può neanche switchare. Però mi piace un sacco perché se rimani senza armi abbiamo comunque lo sparo doppio. Detto questo, colonna sonora bellissima, avete già potuto sentire quella della presentazione, solo quella per ora, di Kenichiro Fukui. Direi che cavolo è, l'ho già citato se siete miei attenti telespettatori su un episodio di. Del primo episodio, anzi di Un'estate al Mame, perché abbiamo giocato a Violent Storm, dove lui, assieme a un altro compositore, ha curato la colonna sonora. Infatti, io se vi riguardate quell'episodio, dico: ah, ma io con Kenichiro Fukui lo conosco per Highlander. Che dire, soundtrack bellissimo, già sentite quelle dei boss. E andiamo. Infatti, Machine Gun normale, manipolator, perché se tu lo hai già giocato, puoi iniziare direttamente con un'arma, ma noi non ce l'abbiamo. Let's go. È ambientato, cioè tutti parlano tedesco in sto gioco, sentite. Achtung diceva qualcosa. Ma tutti i boss, tutti parlano in tedesco, perché forse è una colonia tedesca, perché come avete capito c'è una guerra tra la luta, una colonia lunare e terrestre, e io sono stato mandato dalla luna. Non è una citazione a Caparezza, però. Ed io ho già raccolto il Vulcan che posso metterlo sopra o sotto, prendere lo spreader, che se messo sopra spara dietro, ogni arma spara in modo differente. Il cannon è uno dei più forti, infatti lo prendo. Il Wasp è a ricerca, se lo tengo sotto lancia dei razzi in linea retta. Se lo tengo su, spara a ricerca e posso colpire anche le navi fuori schermo, come ho appena fatto. Qua prendiamo il bonus che diceva la rivista, che se abbatto tutte, esatto, tutte le. Per poi tutte le insegne sblocchiamo il Riot, che se non ci sarebbe stato, che come diceva sempre la rivista è un'arma molto powerful, che va caricata alla maniera di R-Type, qua che c'era scritto. Voi sentite bene il gioco? Comunque sì, anche con Mario 64. Ah, ho saltato un bonus, vabbè, comunque se prendi tot bonus sblocchi anche una quarta astronave che è super forte, vabbè. Ma non ci interessa. Se prendevamo, poi l'ho presi tutti i bonus, perché non me l'ha dati? Ah, forse ho saltato il secondo. Ogni stage ne ha tre, io c'avevo la guida, non mi ricordo in che rivista.
Ah, pensavo che questa fosse un'area segreta, invece no. Cioè, sulla rivista c'è scritto di sì, ma io mi ricordo che qua sotto ci vai di base. Oh, va, un altro Riot. Che in effetti si direbbe Riot, beh, io da piccolo dicevo Riot. Che è molto forte, non è una delle armi segrete perché ce ne sono. Però è molto forte, infatti avete visto il boss è stato atomizzato, elettrificato. Spero si senta tutto bene perché io ho sempre paura che poi riascolto gli episodi, a volte non so proprio convinto, però... No, per sbaglio ho preso lo spreader. Lo spreader. Con LR2 posso modificare la velocità. L2 e R2. Questa è una delle mie soundtrack preferite. Io ho la mitragliatrice doppia, ma le astronavi standard ne hanno solo una. Oh. Questa è la prima missione, adesso c'è un po' di lore da ascoltare. Received telegram from Conduct Satellite Hyperion. Order the following operation. The armor trains were discovered leaving the city on their way to the east. Pursue them and locate the enemy supply route. Located the enemy supply route. Inizia così la seconda missione. Perché abbiamo preso gli ordini dal nostro satellite, noi siamo i Selenesi, Selenian, e prendiamo ordine da questo satellite Hyperion. Adesso l'ho riletta prima la trama, che io da piccolo non avevo capito nulla praticamente. Belli sti pezzi in 3D, cioè in 3D, il gioco è 3D, cioè, devo spiegarlo, è un 2.5D, shoot 'em up a scorrimento orizzontale, PlayStation 1, da noi è uscito nel 98, un anno dopo del Giappone, mi pare a maggio, mi pare di aver letto prima. Qua per andare avanti devo spaccare questa lì principale, ma io voglio il cannon, perfetto. Cannon straforte.
con la navetta che ne può tenere due, puoi fare tutte le combinazioni possibili, però io gioco con questa, mi piace di più. Vedi, fa tutta una fila di questi qui. Comunque ti dici, sembra relativamente semplice. Penso che l'opzione free sia basata sull'easy mode, credo, eh. Poi io ci ho provato a giocare anche a normal hard. I proiettili cominciano a essere maggiori, chiaramente. Oh oh oh. No, volevo vedere se funzionava il microfono, perché ogni tanto c'ho paura. Ok, quell'arma che c'ha lui non è male per niente. Però se la tengo bassa spara dietro, quindi la devo mettere su. E che questo, con questo, vedi, lui ha il braccio, il manipulator. Se non l'avete capito, è questo braccio bionico della Highlander. Della Endymion, più che altro. Che fa riferimento alla mitologia. Comunque questa prima stagione di PS Mania copriremo giochi rapidi da finire in un long play così. Poi pensavo che magari giochi più complicati, perché sarebbe un peccato, vi vuol far vedere diverse cose, potremmo fare stagioni intere, ma non c'è bisogno di aspettare un anno. Magari quando non faccio gli altri format possiamo fare un gioco PS1 su PS Mania. Ne ho alcuni in mente, non so, Ape Escape, Tenchu ci tengo un sacco a farlo. Anche Tombi, ieri mi ha preso la scimmia di Tombi. Questo è bellissimo, sto boss. Sì, però col grenade, il grenade è fortissimo. Poi salta di là. Perfetto. Di solito lo stermino subito, però che devo insistere. Perfetto. Ah no, si autodistrugge, quindi vuol dire che non sono stato abbastanza veloce. Poi il Vulcan va un po' su e giù quando ondeggia, quando ci ti sposti. Comunque ho messo l'opzione free, voi dite, ma non sei mai morto? No, però si morirà, ve lo dico. E così riduco la velocità. No, ma così va bene, dai. Porco due, mi è sfuggito il dito, vedi? No, perché mi stavo aggattando qua. Vabbè, poi in verità ci sono i crediti infiniti. Ecco, dicevamo. Perché stavo a regolare sta velocità del cavolo per farvi vedere, vabbè. Non importa, tanto abbiamo, appunto, stiamo giocando in modalità free apposta. Che ricordiamo è un'esclusiva della versione NTSC, quindi nipponica, come diceva la rivista. Cioè, in verità la rivista non lo dice, però nella mia ROM, nella mia ISO non c'era. Ho detto, ma perché io da piccolo giocavo con l'opzione free e nella ROM che avevo scaricato non c'è? E dopo ho scoperto che appunto solo nella versione giapponese, Japan, quindi. Fondali ancora bidimensionali, però essendo poi bella sta palette violacea blu dietro del cielo, ma comunque la PlayStation aveva una palette più aggiornata e non aveva limitazioni
Quando faccio la diretta ho sempre i capelli appena lavati, sembro, non so. Ecco. Mezz'ora, ecco, lui c'ha questa luce che non mi ricordo se era una cavolata che era da piccolo, ma mi pare che se la distruggi lui non ti vede più, ma non so sicuro. Mamma mia. Ah, ok, uno distrutto perché il cannon è troppo forte. Infatti l'ho sostituito. Ah, però lui ti dà Ledgehog. Sì, ciao, Ledgehog. Cioè, ovvero porco spino. Ah, cambia, no, non ho fatto in tempo a prenderglielo. Perché adesso cambia. Cambia braccia. Oh, un cannon. Oh mamma mia. Ah, è morto. Non so come. Io pensavo di morire qui, invece siamo morti prima per sbaglio. E questo è il secondo boss. Poi all'inizio del terzo livello c'è una bella soundtrack. Inizia con questo soundtrack molto d'atmosfera. It is assumed to be an enemy supply base. The rear gate is closed down. The way out is cut off. Ok, stavo sistemando delle cose. Ok, bellissimo sto livello. Io da qui in poi non l'ho più rigiocato da quella volta e quindi non mi ricordo benissimo. C'erano ste cose. Questo andava giù come se fosse ieri, me lo ricordo. Prendiamo un wasp. Questi sono bifidi perché se ti cadono addosso, ricordiamo che si muore con un colpo. Un po' di munizioni. Quando appare il nome dell'arma vuol dire che il nemico non è più interagibile. Adesso appaiono queste tre armi. Questa è molto interessante, la blade, perché se noi l'attiviamo, poi io cambio, ecco appunto, e la posso cambio posizione dell'arma mentre lo è come se il manipulator usasse questa spada laser. Vabbè, ma tanto riappariamo da qui. Comunque fatemi sapere cosa vi piacerebbe vedere, possibilmente corto o anche lungo, però in altre stagioni. Quali erano i vostri giochi preferiti della PlayStation 1? E, ma soprattutto, sapete, no, che si può rivedere in differita questo episodio su YouTube all'omonimo canale. Mi scordo sempre di dirlo all'inizio perché poi la gente ha l'attenzione. Ecco. Ecco, Ledgehog non è male. Però questo si futicchia abbastanza perché fa damage on time, come si dice, per second, così. No, però Riot... Ah, qua se li sconfiggevi tutti... Devo fare veloce. Arrivava quello rosso? No. Vabbè. Mini boss, già? Perché ogni livello ha anche un mid boss. Ok,
sulla rivista c'è scritto uno dei boss più massicci del gioco, mica è vero. È piccolissimo lui. Io devo stare fermo, se no mi colpisce. Questo lo devo distruggere che ci fa un trick, se no... Ma che bastardo! Voilà. Guarda, guarda, guarda come mi segue. Pensavo di morire qui, invece bastava un po' di concentrazione. Ah, qua c'è la prima arma segreta. Praticamente se io distruggo questo affare, non so se mi riuscirà il trick. Madonna che fastidio con i robot. Ecco, io devo colpire tutte le cianfrusaglie che escono lì, ma mica gliela faccio. Già una l'ho saltata. Ma non è colpa mia, non ho abbastanza potenza di fuoco. E in base al risultato ti dà un'arma diversa. Se le prendevo tutte, ne ho mancata solo una, mi dava una specie di Vulcan più potente. I cavi sono bidimensionali, cioè sono delle texture piatte. Cioè sono dei mini spritini belli però. Comunque vedete che io posso muovermi attraverso lo schermo e scoprire nuove porzioni di mappa, perché non è monoschermo come una volta. Sto digerendo la mela un attimo, scusate, ok. Non ho capito se ti schiaccia, no? Mi sa che è predefinito che tu sei già qua. Ah, lui, uno dei miei boss preferiti. Mi sa che prendo Riot se ce la faccio. Riot. Ovviamente questi fatti apposta per farti scegliere l'arma. Neanche a dirlo. Senti che tracce. Ah, il grenade era meglio. Fighissimo lui. C'ha gli scudi di Rygar. Ah, già morto. Peccato, è uno dei boss col design più figo. Non è vero, dopo ce ne sono alcuni che sono spettacolari. Tra l'altro uno di questi apparirà su Kingdom Hearts 3, così a caso. Poi, okay. 9234. Order the following operation. Find the nuclear reactor in the enemy base and destroy it. Ah, bellissima sta soundtrack. Comunque, benvenuto nuovo spettatore, stiamo giocando a Inander, capolavoro sparatutto per PS1 su PS Mania, secondo episodio.
L'acqua non riflette, ma ci potevi andare giù. Classico livello acquatico, perché no? Quello da un altro canyon, me lo ricordavo. Oh, bello questo. Non sono riuscito a sconfiggerlo. Mi sa che c'era un secret, non mi ricordo. Munizioni per il cannon. E si è curato anche. Che significa? Le armi possono essere danneggiate e distrutte se mi colpisco, se me le colpiscono, no? Quindi noi abbiamo quel, il riquadro dove è scritto cannon è verde. Farite quello con la spada che non ci arriva. Poi può diventare giallo, rosso e alla fine rompersi. Adesso ho notato che oltre a ricaricare le munizioni prendendola della stessa tipologia, dello stesso, no, tipologia, proprio riprendendo la stessa arma, si ricarica anche la vita. Ah no, il cannon, un altro cannon non mi faceva comodo, vabbè. Posso prenderlo? Non riesco a capire la prospettiva, va bene. Non importa. Parla tedesco, può capire bene. Ah, bella sta soundtrack. Tu. So, c'ha dei piccoli rallentamenti. Speriamo a regga. Avete fatto caso? Non è emulato al top? Adesso s'appiglia, devo stare attento. Ah no, mi ha colpito, no, non so se mi ha colpito con la coda. Yes, che continuiamo. Sì, però era quasi morto, per dire, non è che c'è problema. Questo che arma mi dà? Oh, perfetto. Penso sia fatta apposta che mi dia l'hedgehog. Straforte. Ah, subito questo inizia. Devo colpirgli questo, me lo ricordo. Se no la manina mi colpisce. Inizia subito con questo attacco, che però mi ricordo bene come evitare. Voleva riprovare quell'attacco di prima. Dai, questo missile a ricerca, mamma mia, so. Tu. Dai. Un vulcano, no, lo è casuale. Tu. No. Non sto attento. Dai, dammi un'arma decente, per favore. Oh, il cannon.
dai, cadendo quello mi fa male. Oh. E niente, siamo bloccati qui. No, scherzo, adesso ce la giochiamo bene. Tu. Poi non è il più forte, no? Ci sono dei boss veramente fuori di testa. Oh, Riot, perfetto. Tanto lo carichiamo un pochettino. Vabbè, schioppato così. Sì, è morto. Quando fa sta animazione è morto. Cioè, tre colpi di Riot, fammi capire, quattro. Cioè, ok, let's go. Ah, sto livello bello. In realtà c'è una combinazione per arrivare in un posto. Aspetta, forse era verso il basso o verso l'alto. Era qui, boh, io sono andato il più basso possibile. Vediamo cosa succede. Vedi che se tocco l'arma fa come per danneggiarsi, no? Mettiamo questo che è meglio. Wasp infinito. Poi non mi ricordo, c'era una combinazione particolare per raggiungere un determinato stage, ma senti che pezzo. Il grande Kenichiro Fukui, ricordiamo. Ah, è vero, sì, che devi affrontare questo è segreto, infatti mi ha dato bonus. Un modello, stavo per dire uno sprite, ma io li chiamo sprite anche se sono di un modello poligonale segreto, cioè appare solo lì questo nemico. Mamma mia. Non ci si può distrarre un attimo, eccolo. Quindi adesso sono contento che abbiamo fatto anche questo. Vabbè, il mio questo è un long play così, for fun, per farvi rivivere un po' i giochi che erano. Io sono contento che stiamo giocando la versione Japan come io da piccolo, che c'avevo solo quella. Ovviamente non ho, stavolta non vi ho mostrato il CD per ovvie ragioni, perché non l'ho. Ah, qua c'era anche. Devi distruggere tutte queste piattaforme. Ah no, ok. Sono riuscito a distruggerle, pensavo che fosse un extra. Boss c'è. Ah, bellissimo, capito. Secondo me se li tengo sotto sono più forti missili. Dammi Riot, no. Cioè io lancio dei missili a ricerca che colpiscono i suoi missili a ricerca. Vabbè, io sto una botte di ferro col Wasp. Vabbè, così.
probabilmente hanno meno vita a questa modalità, però comunque si difendono bene. Received telegram from Hyperion. It reported that a new Stratagem spacecraft is preparing departure from the space catapult of the enemy aerial port to your southeast. Invade their aerial port and perform disturbance operation on the enemy until our main unit descends. Quindi il satellite Hyperion ci sta ordinando di distruggere un qualcosa in partenza, un'arma, non so, adesso non stavo ascoltando bene, però dovrebbe essere quello. Quelli nello sfondo sono 2D, eh. Poi quelli appena apparsi. Quindi adesso noi andiamo verso la rampa di lancio. E tra l'altro lì c'è quell'artwork che vi ho fatto vedere, fantastico. Dove c'è quel boss che, sì, forse è quello il mio preferito, proprio a livello estetico. E si riparte con una nuova soundtrack sempre bellissima. Oh, io solo giochi con soundtrack spettacolari vi faccio sentire. Perché per me è molto importante, molto, veramente molto importante. Perché una volta me le salvavo, invece nei giochi moderni quante volte avete salvato la soundtrack? Pochissime volte, tutte rumori generici, ma poi il primo boss dietro, tutte cose generiche, epiche, no? Come si vede nei trailer dei film, tipo boom 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 boom, così. Che soundtrack era? Oppure remix di canzoni famose, insomma, niente di eccezionale. Questo è Riot, me lo tengo. Comunque c'era un trucco per distruggere quel carretto, quello che sembra il carretto degli Ewoks, no? Ma è un po' diverso. Con i missili a ricerca. E vai. Anche spaccando questi c'era un segreto, ma non ce l'ho fatta, vabbè. C'è una prediction. Quanto è figo lui, oh. Ma non è lui il mio preferito. Lui sta forte, devo stare attento. Eccolo. Oh! Cioè, essendo abituato ai sparatutti della psichio, qua non è che ci siano tanti proiettili. Oh! Madonna, quelli come si evita? Ah no, lui ti dava solo. Allora lo prendo lo Wasp per colpirlo fuori schermo. No, sono uno stolto, sono andato dove già c'era. Lui è forte, lui è abbastanza fortino. Faccio un quick saveino per sicurezza, anche se non serve a niente. Siamo disarmati. Ah, vero, perché non ho preso le armi lì nelle casse. Vabbè, perché... Perché non riesco a capire quando l'artiglio è effettivamente... Fa la finta, eh? No, cosa... Ah, si può passare sotto? Ah. No, il dischetto cos'è che faceva? Faceva un colpo verso l'alto, adesso fa questo.
No, mettiamo sempre quello a ricerca che non si sa. Adesso me la lancio alle spalle, ma non posso colpirla. Ah, mi dà sempre il wasp per colpirlo dallo sfondo. Quindi questa è una meccanica ufficiale, non solo. Oh. Ok, l'abbiamo scampata. Comunque ci sono le armi segrete e le shotgun i boss. Adesso io non ce ne ho neanche una. Bella che i boss, oltre a parlare in tedesco, ruggiscono. Oh, che succede? Stavo sistemando da vanitoso. Ok. Cannon non stanca mai, molto forte. C'è qualcuno di nuovo che segue, non vedo. Comunque benvenuto in caso a PS Mania. Perché prima mi sa che era uno solo, poi è aumentato, poi è diminuito, insomma c'è un via vai a volte. Se avete domande scrivete, a me fa sempre piacere, perché questo è meglio distruggerlo. Poi se non sbaglio il prossimo gioco è sempre in questa rivista. No, mi sa che in un'altra, ma qua c'era una specie di anteprima. Quelli lì che sparano il raggio mi ricordo mi piacevano tanto da piccolo come design di navicelle, proprio figo. Mi ricorda quasi un capodoglio. Che poi ce n'è uno rosso, segreto, se li sconfiggevo tutti, ma adesso io non l'ho fatto quel segreto. Cioè i segreti me li ricordo come si innescavano, ma a farli adesso... No, cosa mi ha colpito? Vedi, comunque devi stare abbastanza concentrato. Vabbè, ma apparirò, ricomparirò da qui. Ah, vedi, c'è l'ombra della Endymion che è sempre uguale. Non, se ci fate caso, nonostante vado su e giù, dovrebbe cambiare, no? Un po'. Dai, no, perché stavo puntando al... all'astronave sotto per cercare di distruggerle tutte, ma niente da fare perché volevo vedere quella rossa. Allora abbiamo un Vulcan, meglio di niente. Vabbè, lo spreader è figo. Sì, ma non è che non fa danni per niente. L'Hedgehog ovviamente fa anche sopra oltre che sotto. Non posso deflettere i colpi. Bello che se io uso X, che è il tasto per fare l'arma secondaria, mi spara anche col mitra normale. Invece nelle altre astronavi no, infatti un po' mi scoccia. Vedi, posso fare... ecco, per far vedere le cazzate. Insomma, ondeggia la spada. Dai, dammi il checkpoint qui, dai. Mi sa che me lo prendo. No, invece no, me lo vogliono far rifare. Oh, c'era un Riot. Fondo bidimensionale verso una... oh, mi voleva fare un'infilzata con la blade.
Io ma com'è che sono morto qui? Con uno di questi qua? Ah, qua appariva quella rossa, eccola qui. Che se la distruggo mi dà un bonus. Passano in foreground, esattamente, con la loro frenata. Che non mi sarebbe piaciuto. Anche il grenade. Aspetta, metto un attimo pausa. Arrivano i ladri, no? Come da cosa, no? Ah, nello sfondo c'era già appunto la rampa di lancia. Di lancio. Ah, è vero, non ho linkato la live sul gruppo. Però eccolo, lui è il top. Quanto è figo lui. No, meglio il Wasp, dai. Madonna. Ah, vero, c'ho pure il missile dalla scarpa. Oh, quanti me ne lanci, Dio. No, c'ho bisogno di un'arma potente. Si presenta prima e poi va via. Wasp a manetta? Se c'è qualcosa, no, preferisco Wasp. Missile dalla scarpa. Quanto sei antipatico. Adesso a questo sparava i raggi dalla. E poi cadevano? Sì. Bello questo, un classicone. Dai, c'era rimasto solo la mitraglietta, e che è facilissima da evitare, ma ha fregato come uno stolto. Yes, 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 yes. Vabbè, comunque l'avremmo finito comunque, perché il gioco ti dà quante nuove crediti. Noi ne abbiamo usati, vedi, se io premo X l'astronave fa muove il manipulator. Il cannon già l'ha fiarato, guarda che roba. A me non lo stavo colpendo, adesso si può danneggiare solo. Oh, questo? Cosa fa? Quanto è bella sta soundtrack. No, cosa mi ha fatto? Perché è vero, quando continua c'è sto secondo pezzo della soundtrack che è fenomenale. Mi sono lasciato galvanizzare. Allora, no, cannon tutta la vita. Dimmi che no, questo è un vulcan, niente. Comunque fatemi sapere, lo conoscevate questo gioco? Se non in diretta, almeno in differita, ditemelo. Ce l'avete originale? Se sì, sono contento per voi. Vedi, col cannon si spezza tutto. Adesso ha rimasto solo gli ultimi due attacchi. Questo non ho capito che. Ma questo non ho capito cosa fa. Poi ti viene addosso.
Non me l'aveva mai fatto, lo devo battere prima. No, vabbè, forse dovevo fuggire su, ma non si capisce. Comunque, bellissima anche la battaglia sulla rampa di lancio. Doppio Ken, qui col doppio. Se avessi avuto l'astronave che ne tiene due alla volta, col doppio Ken lo massacravi, dico solo questo. Ok, spara dei robini. Ok. Adesso c'è il primo FMV, full motion video del gioco, come suggeriva la rivista. An urgent order from Hyperion. The main unit can't make it for dinner. Pursue the Stratagem spacecraft alone. Repeat. Pursue the Stratagem spacecraft alone. Sentite, c'è un countdown in tedesco nel sottofondo. Ah, bellissimo sto pezzo. Come tutto il gioco del resto. C'era il time limit, quick saveino, anche se non l'abbiamo mai usati. È enorme sta, come la chiama, spacecraft. E qua si parte carichissimi con la techno di Kenichiro Fukui, come al solito. Io qua il trucchetto era fa così, mi ricordavo col. Perché tu devi. Ok. Dov'è? Io stavo qua da piccolo e funzionava. Quanto ci vuole, oh. Ok. Prima turbina distrutta. Qua c'ho. Lui c'ha il cannon, glielo devo rubare assolutamente. Perfetto. No, cosa mi ha colpito quelle minuscole mine aeree? Yes. Anche perché col Vulcan, boh, a star così. Per carità, eh. Ci ha messo mezz'ora col cannon. Ok. No, vabbè, col Blade sì. Col Blade ti dirò che mi può stare bene. Occhio a ste robette. Vedi, do le spadate. Perché vedi? Faccio così, fa damage per second. Oh, quello c'ha Riot. Si è dato a distruggere da solo, che stolto. Ok, seconda turbina distrutta. Perché stai lì col laserino a saldare, no? Come una spada laser. Adesso c'è il boss. Che è anche un boss segreto su Kingdom Hearts perché è della Square. Questo ancora è la Squaresoft Highlander, mi raccomando, guardate un po' cosa spunta. E anche qui soundtrack spaventosa, inizia così.
cioè nell'atmosfera, bellissimo. Proprio lì dove mi dovevo fermare mi hanno sparato. Anche la presentazione di sto boss, quant'è epica in questa atmosfera bidimensionale. Dammi il Cannon, assolutamente lo voglio cannoneggiare. Poi Cannon in questo pezzo è scritto nero, che sia solo per questo livello perché c'ha lo sfondo bianco. Poi in verità il trucchetto è distruggere quella cosa sopra che appare ogni tanto. Sì, ho capito, ma come faccio a colpirlo? Calmi, calmi, troppa roba. Bisogno di armi nuove. Mamma mia, ha colpito il manipulator, ma la hitbox, ecco. L'ho distrutto quel coso sopra, no? No, cosa mi ha colpito? Sono andato so... non so, passato in mezzo, ma... calmi, che questo... non vi dico niente. Siamo verso la fine, quindi. Perlomeno ci riascoltiamo sto capolavoro. Ah, ma se io spanetto il Cannon fa di più. Sì. Perché quello spara così. Vado dove mi è toccato arrivare. Questo alla fine basta far così. Quello spara il verde. Mamma mia. Mamma mia. Un'armina no, sa che qua dopo un po' non riuscivi più a prendere niente. Perché su Kingdom Hearts, già dal 2 o dall'1, non mi ricordo, c'è una modalità che tu puoi costruire un'astronave e quindi puoi andare in giro, ci sono dei boss. E allora hanno detto, perché non fai un boss crossover con una nostra vecchia IP? E ho detto, ci mettiamo questo qui di Ainand. Non l'ho distrutto, vero? No, infatti sgappa fuori. E quindi cosa cambia se sgappa fuori? Che adesso potrei rischiare la vita. Eccolo. Ecco perché fa quella mossa lì, non la so evitare. Scatta, lui scatta. Quindi adesso che lo so, perché è 10 anni che non ci gioco, adesso che mi ricordavo faceva qualcosa di repentino, ma non mi ricordavo cosa. Ebbene sì, bisogna rifare tutto il boss. Maledetto bastardo. Però se lo spacchi, adesso lo proviamo a spaccare. Dai, l'ho colpito un po' di volte, ma non è...
Ah, no, perché stavo concentrato a sparare a quel mini UFO di sopra, no? Vabbè, alla peggio non succede niente. Dobbiamo fare quel mini boss in più e stare attenti alla sua carica devastante. Comunque, solo questa astronave, il Cannon, quando lo tiene sopra, lo tiene in diagonale. Alle altre lo tengono normale. No, ah, ma ha colpito. Figata, l'ala di quello, non lo sapevo, perfetto. Let's go, let's go, let's go. Calma, calma. Cannon tutta la vita. Sa che l'ho distrutto, ho fatto un'animazione strana. Poi vi spiego perché sto tenendo un colpo di cannon, perché mi potrebbe proteggere da alcuni colpi sotto. Tipo, vabbè, adesso non ve lo voglio far vedere perché. Pensavo, ok. Vedi, è stato danneggiato, ma. Io spero di averlo colpito, quell'UFO. Adesso non ci stavo più guardando, sbuca più fuori. Però mi ricordo che l'animazione era più evidente. Adesso vedi, sarebbe lì dove stavo sparando, intanto. Comunque rispetto ai giochi che hai sparatutto che ho giocato lì sul MAME, no? Anche uno ve l'ho portato, no? Era Gunbird, però cavoli, qua si schiva tutto easy, ma anche ad hard non è che siano più, forse sono lievemente più veloci, ma comunque sono dei pattern che vedi sto facendo con molta naturalezza. No, invece è vivo. Ah, no. Però noi abbiamo il cannon. Vado a velocità, ma ha messo velocità massima. Tiu, 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 tiu. Perfetto. Era semplicemente questo, solo che la carica mi aveva fregato. Received a telegram from Hyperion. Enemy threat removed by your heroic attempt. The battle pattern of the latest AOS unmanned fighter has been completed according to the data from your battle record. For your meritorious deed, you were honored to be selected as the target of the last AOS test. Congratulations. After your death, you will advance two classes and be awarded the Sirius decoration. Glory with the moon, mercy on the earth. Glory for the moon, mercy to the earth. Cos'è successo? Praticamente il satellite. Insomma, mi hanno tradito fondamentalmente. Adesso vi spiego. Vi spiego con calma dopo questo FMV.
Praticamente, visto che ho adempiuto al mio dovere da buon lunista, insomma, di questa colonia lunare, il satellite vuole distruggermi, avendo registrato tutti i miei dati di battaglia, e quindi ho l'onore di essere terminato dalla IEOS, no? Come diceva la voce in inglese, se avete ascoltato bene e sapete bene l'inglese. Non stavo leggendo per spiegarvi, però cosa succede adesso? Un mese dopo, questo pilota si arrabbia perché è sopravvissuto. Torniamo con una mod spaziale. Oh, sì, l'ultimo livello è veramente corto, eh. Ah, non si riesce a regolare. Sì, dammi tutti i cannon che hai, ti prego, sì, grazie. No, voglio solo cannon. Quindi, siccome mi hanno tradito, cosa fa il pilota della Endymion in questo caso? Io voglio full ammunition di una build full can. Oh, questo è uno dei segreti. Ah, non l'ho preso, c'aveva il Vulcan finale globale. Vabbè, eccolo. Vado contro l'Hyperion. Come dovevo evitarlo? E quindi siamo alle fasi finali di questo. Infatti dice Act of Treason. Sì, però cavoli, non mi fai prendere armi. Ah sì, invece. Non è difficile lui, eh. Sì, ecco, se ci prendo e non mi fai. Se ci prendessi. Dai, 90 colpi di cannon saranno sufficienti per abbattere uno stolto. Vado su qui così non mi colpisce, no? Questa è l'animazione predefinita di quando si resetta, torna indietro e posso aggiornare le armi. No, ci ho perso, quindi. Poi fai satelliti, poi fai raggio. Tutto molto tridimensionale questo combattimento. Oh, Riot, ti prego. Questo power up che abbiamo messo mi ricorda molto Thunder Force 4, un altro dei miei sparatutto preferito per Mega Drive, che a una certa della storia la nave si potenziava, quindi mi ricorda sta faccenda qui. Vabbè, con l'ultima riottata. Vedi, infatti mi ricordavo che non era tanto difficile lui. Che è il boss finale, direi. Se non l'avevate capito. Quindi ci hanno tradito e noi siamo tornati per spaccargli.
Quindi Riot fortissimo, Riot, ok. Endymion 2, invece noi avevamo la 3. Piccolo l'FMV però è predefinito. Il nostro pilota va alla carica di delle forze selenie rimanenti e non si sa che fine ha fatto. Perché comunque è ambientato nella seconda guerra lunare tra le colonie terrestri e della Luna. Esatto, tutto quello che si sa è che aveva il nome di Highlander. Cioè non l'ho letto, però immagino. Però voi ci avete tutto su schermo, io vi ho spiegato il più possibile. No, supervisione Hironobu Sakaguchi, il creatore di Final Fantasy. Belli sti artwork finali, li voglio full screen HD per favore. Adesso. Dai, sono contento. E Highlander vi ho portato, un altro gioco dell'infanzia. Io giocavo delle chicchette veramente fighe. Questa è una robetta. Guarda che roba. Tutti i boss ci sono, fa vedere. Ecco, music composer, il mitico Kenichiro Fukui. Cos'altro ha fatto oltre queste Violent Storm? Non lo so, non mi ricordo. Però ogni tanto quando lo sento so che posso ascoltare delle buone sante. Ah, questo è il ragno nel tunnel. Come al solito vi ricordo che potete recuperare l'episodio in differita su YouTube. Vabbè, che tanto adesso non c'è nessuno, però per capire. Sì, quanti crediti abbiamo utilizzato alla fine? Neanche troppi, si poteva finire anche legit. Anormale appariva un HUD in più, che è appunto il punteggio e una specie di barra, un contatore combo, così. Però lì, come nei giochi che piacciono a me, non guadagnavi vite extra, purtroppo. Sarebbe stato bello, però. Questo è un altro gioco semplice che si finisce appunto in un'oretta. Abbiamo fatto anche un po' di show and tell, quindi mostra e racconta, come si dice, non lo so, io ho imparato che si dice così. Che poi nella copertina di questo numero c'è Tekken 3. Invece no, non ci interessava, ci interessava Highlander. La Square, quando ancora era Squaresoft, poi è diventata fusa con la Enix, Square Enix, da quanto tempo, da una vita. Post credit. Il ritorno, sono passati tipo quando è il 99, non abbiamo più visto un seguito. Questo è giocabile anche su PS3 nello store PS1 giapponese. Skippo la presentazione e niente, siamo arrivati al termine di questo episodio di PS Mania. Spero vi sia piaciuto, ci vediamo settimana prossima con un altro titolo veloce, ce n'ho già alcuni in mente, molto figo, particolare anche quello,
con delle situazioni un po' particolari. E qua c'è la lore, intanto che passa. E comunque grazie per chi c'è, per chi c'è stato e per chi ci sarà. E spero vi piaccia questo format e ci rivediamo prossimamente. No, guardavo la rivista. Abbiamo letto tutto il necessario e boh. Ah, un attimo faccio scorrere questa cosa che volevo leggere una cosetta. Sì, comunque sarà una serie, come dicevo, breve, esatto, parte una specie di demo, però col sonoro. Vedete che quella che tiene due armi è un po' diversa di design, ha la testa un po' differente. Tenevo dei titoli un po' rapidi, perché appunto devo farlo in un pomeriggio, per farlo più episodi, perché comunque la PlayStation è una console che appunto ha la memory card, si può salvare, vabbè anche in alcuni giochi vecchi si poteva salvare chiaramente, non solo come con le password, come dicevamo, ma ok. Per quello servirà una stagione intera, per i giochi che vi ho citato prima, va bene, boom, ci vediamo alla prossima. Qua skippo e termino lo streaming, boom, buona buona.